Signori, buonasera. Prima di iniziare la premiazione della gala di oggi, c'è un pensiero speciale da parte di Giorgio Golin. È un pensiero per degli amici che hanno onorato il circolo 33 anni fa ai campionati triveneti. Sono Fabrizio e Giovanni. Avete vinto il primo signore? Certo. 33 anni fa. 33 anni fa. Vi ringrazio per l'applauso alla signora Cigna che è qui con noi questa sera. Veramente ho perso le parole dopo aver sentito questo po' di applauso. Grazie ancora. Se permettete vi racconto guardando se permettete di racconto un qualcosa che riguarda questa bellissima opera fatta da un amico che si presenta praticamente è l'inizio esattamente 63 anni fa quando io misi per la prima volta in piedi in questo circo. Cerco di essere bello perché fa freddo e poi
Dunque, primavera del 54. Va bene. Incuriosito dal passaggio, io abitavo qualche metro fuori del circolo, incuriosito dal passaggio di questi 20-30 ragazzini tutte le mattine che entravano appunto dentro il circolo, e non riuscivo a capire cosa venissero a fare qua, e avevo 12 anni, non ancora, e una mattina ho cercato di seguirli e sono arrivato all'inizio del ponte e non ce l'ho più fatta, perché ogni tanto arrivava qualche macchina, non c'erano, il ponte non era così ben protetto, c'era solo il cemento e basta. Ho detto vado, devo farmi coraggio, voglio vedere cosa c'è, no? Sono arrivato quasi sotto al, diciamo così, al tunnel, una macchina veniva avanti e quando proprio stavo per entrare ho visto proprietà privata, io non dovevo qua, diritto d'entrata, non potevo entrare, e comunque mi sono fatto coraggio, ho sentito un cane che abbaiava dentro, no, ho detto non posso stare qua, ho fatto per scappare via, la macchina mi ha impedito, nel frattempo quando ho messo fuori la testa, ehi tu chi sei, vieni qua, cosa fai qua? Nel sottopassaggio ci sono delle piccole feritoie, ho cercato di nascondermi dentro, ma oramai si è presentato questo signore con un dalmata che già vicino mi ha messo le zampe sulle spalle, era diventato mio amico, non so, non avrei mica paura, no, con fare, no, io no, scherziamo, ne abbiamo tanti cani a casa. E allora fa, bravo, se me lo porti a spasso 2 orette e poi avrai una mancetta. Allora io sono andato in giro per gli alberoni, guardato da tutti i paesani con questo dalmata, qui a alberoni erano cani che proprio non esistevano. Comunque subito sono passato per casa, ma ti scherzi, fatto un groppo grosso, sette scampa, avremo figlio, questa era la mamma. Dopo aver fatto un giro sono arrivato a mezzogiorno e la signora contessa, la padrona del cane, contenta di rivedere il suo cane, no? E dice Marcello, cosa gli diamo? Noi gli diamo 9 buche. 9 buche, cos'erano 9 buche? Io ancora non avevo capito questi ragazzini cosa devono fare, no? E comunque fatti vedere, benissimo, mi dà questo bigliettino, vado a casa, il giorno dopo mi ripresento dal ponte in fondo all'entrata, non c'era asfalto, quando passava una macchina tu vedevi tutto sto fumo che tirava dietro e poi la macchina entrava, no? Io mi sono messo all'entrata del ponte e ogni macchina che passava, immaginatevi tutta sta polvere, però facevo un salto per vedere dentro e niente, sono tornato a casa e subito la mamma, allora com'è andata? Tante macchine ma neanche un cane, credevo che... Quello è stato il mio primo approccio, però non avevo ancora capito cosa c'era qui dentro, tutti quei ragazzi, i ragazzi che cercherò di ricordarmeli, tutti i ragazzi che esclusivamente da San Pietro, da questi ragazzi sono usciti bravissimi giocatori, grandi maestri, professionisti, e dalle loro famiglie, figli eccetera eccetera, sono diventati direttori di campo, veramente sono stati utilissimi nella crescita di questo sport, nella crescita veramente. E tra questi c'era Betty Veccia, Sante Bambola, Stefano Rabbiato, Mario Dormi, Nane Puttanella, Sele Gacita, Ice, Nato, tutti i professionisti questi,
Chi sarebbe felice, nato, fortunato, orgoglioso? No, orgoglioso non è un nome, ma lo sono io che ho avuto la fortuna di entrare in quel gruppo. Orgoglioso sono stato io di appartenere a quel gruppo di ragazzi. L'ultima cosa. Ringrazio chi mi ha supportato in questi anni, la mia famiglia, ringrazio Ciccolo, Paola e tutti i collaboratori, ringrazio la famiglia Nazzi per i servizi e l'amicizia dimostratami. Un pensiero agli amici che ci hanno prematuramente lasciato, in particolare quel signore che nella primavera del 54 mi mise il guinzaglio in mano e iniziò questa mia avventura, Marcello. Credo di aver finito, grazie mille. C'è un giocatore molto forte del circo che probabilmente nei prossimi anni vorrebbe sapere se può sostituirti. Non ho detto più forte di te. E quindi noi vorremmo sapere se con questa magnifica festa tu concludi la tua attività agonistica o se intendi, insomma, tipo la Pellegrini, insomma, si pianta lì quando si è ancora in salute, o se intendi cedere lo scettro a qualcun altro che tu ben conosci. Grazie per avermi fatto questa domanda. In effetti la lettera era pronta. Io ho lottato per tanti anni per la famiglia, per i figli, per i nipoti, e dovete sapere che nel 2018, ai primi mesi, avremo in casa un pronipote e io lotterò perciò continuerò a giocare. Giorgio è una persona che mi ha insegnato tantissimo, che mi ha trasmesso sani principi morali. Scusate, sempre stato presente in tutto e per tutto, che mi ha insegnato rispetto per le persone, sempre e comunque. È stato sempre un vero esempio di vita e queste parole non sono dettate dalla circostanza, dal momento, parole che mi vengono dal cuore. E di questo è una dimostrazione ogni giorno ed anche oggi, con la vostra presenza e con la vostra partecipazione, che siete numerosissimi, avete dato prova di ciò che Giorgio. Che è stato un po' l'artefice, l'ideatore di tutto, e a tutti gli amici che hanno potuto sopportare e mettere su questa festa. E un grazie grande a mio padre. Scusate, mi permetto di rubarvi due minuti, anche se ho una memoria storica sicuramente più breve di tanti presenti questa sera tra noi, per raccontare un aneddoto che mi è capitato con Giorgio, secondo me è molto significativo nella sua semplicità. Qualche anno fa, andammo insieme, 3-4 anni fa, partecipammo a una finale, semifinale nazionale al circolo Le Rovedine di Milano, io e Giorgio, e per il circuito a centro, in cui era prevista per chi avesse vinto una settimana a Santo Domingo. E già quando arrivamo al circolo, entrammo in clubhouse,
rimasi piacevolmente sorpreso perché tutti lo salutavano. E quello che era ancora più particolare, che non è che lo salutassero quelli del circolo, ma tutti i partecipanti a questa semifinale. Quindi si sentivano i dialetti lombardo, piemontese, ligure, trentino, tanto per dare una dimensione, per capire la dimensione nazionale che ha il nostro festeggiato questa sera. È stata una cosa veramente particolare. Poi tutti facevamo la nostra gara, al momento delle premiazioni, tra l'altro c'erano oltre 100 iscritti e tanti ragazzi tra i 20 e i 30 anni. Al momento delle premiazioni, al primo lordo venne chiamato Giorgio Gori. In quel momento ci fu una cosa incredibile, una standing ovation spontanea e immediata e lunghi minuti di applausi, sembrava di essere al teatro alla Fenice. Io ero emozionato per lui e in quel momento mi sentii fiero e orgoglioso di essere suo amico e fiero e orgoglioso di appartenere al circolo della sua stessa appartenenza. Questo fa capire quanto, secondo me perlomeno, l'importanza che ha la figura di Giorgio per tutti noi soci e per il Circolo Golf Venezia. Grazie Giorgio. Golim and Friends. Il Driving Contest femminile lo vince Lorena Simico, si scusa ma è dovuta rientrare, lo consegnerà a Elena. Il Driving Contest maschile lo vince Piero Giammanco. Nearest to the pin femminile lo vince Lorena Simico con 3,73 m, lo consegnerà sempre a Elena. Il Nearest to the pin maschile lo vince Antonio Cavani. Giorgio. Sì. Prima di passare alla consegna dei premi, credo che il signor Gorinci debba spiegare una cosina, che siamo curiosi da questa mattina. I vari premi, i vincitori troveranno dietro una piastrina con esattamente 15 cents che corrispondono alle 300 lire che io vinsi per la prima volta portando, guadagnai per casa quella prima volta quando portai quel cane a spasso. Queste 15 cents corrispondono esattamente ai 300 lire del 54. E la paga media di un operaio normale era circa 500 lire al giorno. Perciò adesso sapete cosa voglio dire qui. Secondo classificato junior è Taro Balducci con 26. Cinque.
Prima classificata Lady Corinna Ponte con 30. Brava. Secondo netto di terza categoria, Monica Piccoli con 28. Vengo di qua, ti voglio andare. Primo netto di terza categoria, Carlotta Vincenti con 30. Secondo netto di seconda categoria, Zelka Grahovac con 32. Di seconda categoria, Cristian Tonei con 37. Secondo netto di prima categoria, Davide Causin con 36. Primo classificato lordo, Arturo Bastianello con 30. Questo è a tradimento perché nessuno vuole il mio titolo. Comunque i miei ricordi di Giorgio vanno indietro, ho cominciato a frequentare il centro che avevo 6-7 anni e Giorgio me lo ricordo da quando sono arrivato. Abbiamo giocato, diceva Giorgio, io ho tenuto il conto, io l'ho perso 14 finali di campionato sociale, non so quanti campionati a squadre, ne abbiamo vinto uno, abbiamo vinto il titolo nazionale per il circolo nel 91 credo a Calenave, abbiamo giocato insieme, ho perso il conto quanti triveneti, quindi una parte della mia vita golfistica sicuramente in questo circolo è stata assieme con Giorgio, persona che lo devo raccontarvi, la conoscete tutti, sul campo e fuori dal campo. Credo che oggi sia una giornata dove, in cui giustamente lo celebriamo per quello che è stato, per quello che ha rappresentato per il circolo in 54, due rapidi conti, 50, 63 anni di frequentazione, e gliene auguriamo altri 63. Grazie a tutti. La vincitrice della gara con Indel Friends di oggi, il primo letto di prima categoria, è Lorena Sinico con 42. Brava Lorena, consegnerà sempre il premio. Adesso, facciamo una foto di gruppo. Se gentilmente tutti i premiati possono venire qui al tavolo della premiazione, per una, dopo.
Scusate, poi ho sbagliato, mi è scappato un passaggio del programma. Potete stare qui un attimo, fermarmi un secondo solo? Ci siamo dopo, scusate. Allora, sono emozionato, ma veramente emozionato. Innanzitutto, prima di leggere questo piccolo pensiero, voglio dire che c'è un detto che raccoglie la sintesi di ciò che Giorgio vuol dire. Gli occhi, i suoi occhi, sono lo specchio dell'anima. E quindi è un dato di fatto che nell'incontrarlo in qualsiasi momento, in qualsiasi occasione, senti subito che la sintonia con lui ci sarà. Quindi è veramente un valore aggiunto, a prescindere dal fatto che sia un socio del circolo, è un uomo che... fantastico. E vorrei leggere queste due cose. Carissimo Giorgio, in questa festosa giornata di sport e di amicizia, un gruppo di amici vuole ringraziarti e renderti onore, festeggiandoti come grande campione di sport e di umanità, quale tu sei. Rivisitando le espressioni profonde che l'odio allo sport di De Coubertin ci ha tramandato, cogliamo oggi l'essenza della vita di cui ti fai da sempre messaggero radioso e sorridente. E scopriamo che finché esisteranno persone con il tuo spirito, non ci saranno età perdute, ma solo eternità di armonia, movimenti ritmati, forza tramutata in grazia, audacia dello sforzo muscolare, la rettitudine, lo spirito di onesta competizione e la tua dedizione agli affetti più cari, che è qualcosa di veramente di esempio, fanno di te un campione di sport e di vita, e i tuoi titoli brillano di una luce intensa che solo la lealtà gli conferisce, vibrante come il sorriso intenso dei tuoi occhi, che sono gioia, che sono sport, che sono esempio e sprone per i giovani a cui tanto ti sei dedicato con umiltà ed entusiasmo, avvicinandoli serenamente al culto di un movimento che coniuga forza e geometrie come in un'opera d'arte unica ed irripetibile. Grazie Giorgio. Se poi mi raggiungiamo, poi credo che ci sia la torta di compleanno, se non sbaglio. Spero non sia stato un'altra decisione. Mi sento. 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 M
Ferrano, girati di là. Ecco. 10 euro a fuoco. Grand'angolo. Da Michela.